Grande partecipazione ieri a Teramo l'evento, aspettando il 1° maggio la tradizionale kermesse musicale che anticipa il concertone di oggi a Roma. Sul Parco Fluviale Davide De Carolis non c'era più spazio per ospitare i tanti fan accorsi per assistere all'esibizione degli artisti iscritti nel programma organizzato dall'associazione Big Match. Gli ingressi previsti dall'organizzazione fino alla capienza limite di 4.000 spettatori sono stati presi d'assalto da giovani e meno giovani che hanno intasato il lungo fiume e le zone adiacenti. Ma oggi, 1° maggio, a Teramo e provincia non può mancare sulle tavole il piatto principe. Stiamo parlando delle Virtù, un appuntamento che si rinnova ogni anno nella sua attualità nel sapore originale derivante dalla miscela di diversi ingredienti, la cui preparazione richiede tempi lunghissimi perché cotti quasi tutti separatamente, prima di essere mescolati in modo tale che il gusto di nessun componente emerga in modo particolare. Oltre a essere il rito propiziatorio di cui abbiamo parlato, diciamo, tante volte, ma è un piatto che si presta a essere mangiato in abbondanza, anche perché anticamente si mangiava solo le Virtù, non c'era altro. Qui, come vedi, abbiamo tutto quello che l'orto, diciamo, esprime, no? Nei suoi profumi. Perché queste erbe sono erbe medicamentose che hanno anche la funzione di rendere digeribile il piatto. Si potevano mangiare 4-5 piatti. Un piatto che però negli ultimi anni ha fatto scaturire polemiche nei confronti di chi ha deciso di modificare l'antica ricetta. Per questo è stato redatto un disciplinare che ne spiega i passaggi e tutti gli ingredienti necessari per la preparazione di questo importante piatto tradizionale. Sono il fautore del disciplinare, vuoi per passione, vuoi perché, diciamo, il caso di chi si cimenta, diciamo, l'ultima generazione a fare le Virtù, quantomeno sappia sia nella forma che negli ingredienti come vanno fatte le Virtù. Normalmente in famiglia non bastano 2 giorni. Nel nostro caso, diciamo, oltre alle attrezzature che abbiamo per poter, diciamo, lavorare in un grosso quantitativo, comunque ci stiamo lavorando da almeno 6 giorni. Come tu hai visto, tutte le verdure vanno mondate, diciamo, i piselli vanno, le fave, i fagiolini, cioè, c'è tutto un lavoro prima di preparazione che, con i numeri che facciamo noi, richiedono giorni e giorni.